che è Cristian Romaniello. Onorevole, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Allora, Premier che vorrebbe dall'Europa anticipazioni, diciamo, più consistenti per avviare il piano di rinascita, che però dovrà essere concordato, lo ha detto lo stesso Conte, con le opposizioni e con le parti sociali. C'è un tessuto, onorevole, comunque da ricostruire, con un paese che è in crisi e con un paese che ha attraversato il momento più duro del Covid e ne è uscito depresso. Sì, è così. C'è da ricostruire il paese, c'è da partire dai settori strategici, chiaramente senza dimenticare nessuno, ma il piano di rilancio è un piano di rilancio che ha una strategia e ha una sua strategia sulla ripartenza del tessuto più importante del nostro paese, quello più numeroso, quello che sostiene le economie familiari in numero maggiore, che è quello delle piccole e medie imprese, però non solo. Quindi chiaramente attraverso il sostegno per tutte le questioni che le aziende devono supportare c'è il sostegno dello Stato. Penso alle garanzie e prestiti semplificati, penso ai piani per l'internazionalizzazione delle imprese, per il rilancio, che faranno molto bene alle nostre imprese. Chiaramente il periodo è duro e non stiamo dicendo che domani si ripartirà a 100 all'ora, stiamo dicendo che c'è da lavorare sodo, prima di tutti il governo, il Parlamento e tutte le istituzioni, chiaramente con il duro lavoro che faranno anche le imprese e tutti i cittadini al lavoro. Allora, ragioniamo un po' sui numeri, le faccio vedere il servizio che ha preparato il nostro Simone Spina della redazione economica proprio sui dati aggiornati relativi all'occupazione nel nostro paese e poi ci sono spunti appunto di riflessione che poi possiamo fare insieme. Vediamo insieme il servizio. La pandemia brucia decine di migliaia di posti di lavoro in Italia. Ad aprile, quando molte attività produttive erano ferme per il blocco imposto per arginare le infezioni, si sono persi 274.000 occupati. Un'emorragia che si fa ancora più pesante, che raggiunge quota 400.000 lavoratori in meno se si considera anche marzo, con un bilancio negativo di quasi 500.000 nel confronto annuo. Tra tutti quelli forniti dall'Istat, è questo probabilmente l'indicatore che meglio ci fa capire quali sono state finora le conseguenze dell'emergenza sanitaria sul mercato del lavoro, che ha colpito soprattutto chi aveva un contratto a termine e che non se l'è visto rinnovare, ma anche gli autonomi e persino gli assunti in maniera stabile nonostante il divieto di licenziamento imposto dal governo. Le misure adottate dall'esecutivo, soprattutto con l'estensione dell'uso della cassa integrazione, hanno finora evitato scenari più drammatici, tanto che la disoccupazione è scesa a livelli che non si vedevano da anni. Si tratta però solo di una, per così dire, illusione ottica. I senza lavoro sono diminuiti al 6,3% e per trovare un dato così basso bisogna tornare al 2007, cioè a prima che esplodesse la crisi finanziaria in America. Ma questo dato va letto assieme al forte aumento dei cosiddetti inattivi, cioè di coloro che non cercano un posto. L'incremento di quelli che vengono considerati scoraggiati in pratica è andato di pari passo con la diminuzione dei disoccupati. Discesa che non si è verificata all'estero. Negli Stati Uniti, nel giro di un mese, i senza lavoro sono balzati dal 4,4 al 14,7%. Nel resto d'Europa aumenti ovunque. Anche in Germania, dove prima della pandemia la disoccupazione era sostanzialmente assente, si registra un robusto aumento che a maggio, secondo le prime stime, sarebbe intorno al 6%, cioè al nostro stesso livello. Simone Spina, Sky TG24. Ecco Romaniello, questi sono i dati dell'Istat. Aprile 274.000 occupati in meno, se ci mettiamo anche marzo arriviamo a 400.000, questo dimostra l'impatto violento sul mercato del lavoro dell'emergenza Covid. Ma c'è questo ultimissimo elemento che ci diceva Simone Spina, che è quello degli inattivi. È un dato che aumenta, cioè gli inattivi sono coloro che non cercano più neanche lavoro. Sì, allora... C'è da dire che, come evidenzia anche il servizio e come ha detto giustamente lei prima, qui non si tratta di una crisi asimmetrica che ha colpito l'Italia. Abbiamo visto i dati della prima economia mondiale, che sono gli Stati Uniti, abbiamo visto i dati della disoccupazione, che sono particolarmente scoraggianti. Chiaramente questo succede a causa di una pandemia e bisogna intervenire subito. Per quanto riguarda la disoccupazione, è vero, sono stati conclusi, non sono stati rinnovati tanti contratti a tempo determinato. Qui dobbiamo ricordare una cosa: quando è stato criticato fortemente il decreto dignità, noi avevamo puntato tanto sul lavoro stabile. Devo dire che è stata una scelta giusta. Voi pensate come staremmo oggi se tanti contratti che oggi sono a tempo indeterminato fossero ancora a tempo determinato? Probabilmente sarebbe una tragedia ancora maggiore. Per quanto riguarda i dati sugli inattivi, questo evidenzia, chiaramente è la prima volta in cui non si può essere contenti di un calo del dato sulla disoccupazione.
perché in questo caso i disoccupati si sono spostati in un altro contenitore che è il peggiore, quello dove non c'è più neanche la speranza di trovare un lavoro, quello degli inattivi. Questo è un dato che ci fa riflettere, è un dato che ci conduce anche a voler continuare con più energia a progetti che avevamo già in essere. Penso al reddito di cittadinanza, è un reddito che viene dato in cambio ad un impegno per il lavoro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi inattivi vanno recuperati il prima possibile, bisogna dar loro speranza, cercando di avvicinare sempre di più il mondo dell'offerta a quello della domanda di lavoro. E questo è un obiettivo sicuramente ambizioso, bisogna arrivarci per forza. L'inattivo è una persona che non ha proprio più speranza nel paese, una persona che soffre, che pensa di non avere un futuro. La perdita del futuro è la cosa peggiore per le persone. Noi siamo qui anche per cercare di dare gli strumenti migliori perché possano averlo. Ma chi è che ha più sofferto, Romaniello, in questa crisi? Hanno sofferto in tantissimi. Io sono depositario di una proposta di legge sulla prevenzione del suicidio, è il tema che mi è più caro, che sto portando avanti. Devo dire che in questa particolare situazione tante persone hanno pensato di togliersi la vita, stanno pensando di togliersi la vita. Ci vuole un sostegno molto ampio. Ci sono persone che hanno così poca fiducia in un futuro che pensano semplicemente che il tempo che c'è da questo momento in avanti fino al momento della naturale morte sia un tempo senza significato, arrivano addirittura a pensare di toglierlo. Qui bisogna fare molti sforzi perché ci sono persone che veramente stanno male e noi siamo qui per supportarle. Questo è un dato del quale si è parlato poco, ma la inviterò nuovamente alla luce appunto del fatto che lei ha avanzato questa proposta di legge già presentata, perché questo è un elemento drammatico di questo paese. In questo passaggio così drammatico ci sono state tante persone, imprenditori, che si sono tolte la vita per la disperazione di non poter restituire un prestito o comunque per essere rimasti in qualche modo senza liquidità. Questo è un tema drammatico sociale che, se vorrà, torneremo in qualche modo ad affrontare nei prossimi giorni insieme, un po' più nello specifico, onorevole. Con enorme piacere, anzi la ringrazio molto della disponibilità, perché è un tema molto silenzioso, in realtà dovrebbe fare molto rumore, perché più se ne parla più le persone sanno che possono avere del sostegno concreto e noi dobbiamo darglielo, quindi anzi la ringrazio moltissimo per l'opportunità. Allora io ringrazio lei per essere stato con noi stamattina, le auguro buon lavoro e appunto ci ritroveremo presto per parlare in maniera un pochino più specifica di questo, appunto di ciò che abbiamo detto, insomma, di questo evento così traumatico che ha riguardato tante persone. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei e buon lavoro.